Replica, riassunto e ascolti di Vuoi scommettere? Terzo appuntamento. Vuoi scommettere? Ieri, 31 maggio, è andata in onda la terza puntata. Sherry Incano, riassunto e ospiti. Ieri, 31 maggio, è stata trasmessa una nuova puntata di Vuoi scommettere? Con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Madre e figlia sono impegnate su Canale 5 con una trasmissione con tanti ospiti famosi e concorrenti che scommettono di superare delle prove simpatiche e curiose. Il riassunto dei momenti clou della serata, le info su come seguire la replica e i dati degli ascolti TV. Riassunto e ospiti terza puntata. Nella terza puntata di Vuoi scommettere? Come di consueto ci sono stati degli ospiti d'eccezione che hanno scommesso sulla riuscita o meno delle prove in cui si sono cimentati i concorrenti. Alessia Marcuzzi, ad esempio, puntando su una ragazza che doveva centrare con una freccia tre fette di pancarré saltate da 10 tostapane, ha perso e ha dovuto pagare pegno. Niente di eccessivo per la conduttrice romana, costretta ad inserire nella bocca un dilatatore palatale. Emma Marrone e Pippo Baudo, gli altri due ospiti della serata, hanno trionfato con i rispettivi concorrenti che hanno superato le prove. Lo storico conduttore ha scommesso positivamente su degli atleti napoletani che dovevano bere un bicchiere di tè facendo dei salti. La cantante, invece, ha indovinato il suo pronostico sulla buona riuscita di una prova di memoria, che il concorrente ha superato con facilità. Nel corso della terza puntata dello show di Canale 5, non è mancata la prova esterna in collegamento con Aurora che è stata vinta. Il concorrente doveva guidare un trattore tenendolo in bilico su due ruote, facendo scoppiare una fila di palloncini. Anche questa sfida è stata superata brillantemente. La scommessa più bella, però, è stata quella proposta da una bimba, che ha camminato su due file di tubetti di burro cacao, messi in parallelo per 15 metri. Oltre a Baudo, la Marcuzzi e la Marrone, che ha cantato il suo ultimo successo, erano presenti in studio come ospiti anche Daniele Liotti e Stefania Sandrelli, coinvolti a loro volta nel gioco. Michelle Hunziker ha dovuto pagare pegno con una prova letteralmente da brividi, immergendosi in una vasca idromassaggio piena di ghiaccio. La vincitrice della serata, la bimba che ha camminato sui barattolini di burro cacao, Emma Salomone, ha vinto il premio di 10.000 euro, ma essendo minorenne, in studio è giunto il padre per la proclamazione del vincitore. Ascolti e info replica. Gli ascolti sia della Rai che di Canale 5, ieri sera non sono stati eccellenti, La Mafia uccide solo d'estate 2 ha registrato il 15,40 di share con 2.954000 spettatori, mentre Vuoi scommettere? Si è fermato a 2.960000 spettatori con il 15,80 di share. Nel corso della serata, la Hunziker ha mostrato la sua intervista realizzata con l'attuale segretaria del PD, Martina, che ha sottoscritto la lettera per la legge Codice Rosso, che la conduttrice svizzera vorrebbe proporre in Parlamento a difesa delle donne vittime di violenza. Il terzo appuntamento con il programma di Michelle Hunziker può essere seguito in replica su Mediaset On Demand. Ricordiamo anche che, oltre alle repliche, dal sito, disponibile anche in versione app, è possibile seguire qualunque programma in diretta tramite tablet, PC o smartphone.
Se volete ricevere ulteriori notizie su Michelle Hunziker e il suo Vuoi scommettere? Vi invitiamo a continuare a seguire Blasting News.